No, fra l'altro è messo. Ah, no, ok. No, non messo io. Vai, vai, vai Sì, se uh -huh. oh, Si sente il microfono? Si sente? Tutto bene? Se volete parlare se a parlare? che adesso lui sente con le cuffie. prova prova ho sempre di dire ragazzi <ride> <ride> davanti a un microfono vero che solito lo faccio con quello di mia figlia per fare mm. un po' basso? è tutto un po' basso? ma secondo me dipende da che è un po' basso dici? Beh, comunque basso basso, stare, basso, ma comunque puoi alzarlo. secondo sì. me è un po' è al massimo hanno dei sì. volumi singoli dei canali mm. prova c'hanico Nico Ah, ciao pronto prova <ride> ciao pronto <ride> sì, anche se lo dico si sì, sì, dice che l'ha ripostato live su. siamo live ah perché sì. tu rimedi ma siccome sei bravo <ride> come cioè io ho ripostato e basta non ho fatto tutto vede, questo lavoro ciao ma Maria ormai è esperto, ormai, ormai esperto. <ride> io adesso provo, provo a sentire come adesso lui adesso va un po' meglio Okay, va andiamo. meglio. Va bene, adesso proviamo. Ok, poi lì forse. No, no, va bene, Quindi, bene. noi non ci sentiamo, no, e lui esatto. sente tutto. E eh, Infatti, è per quello che sente. Ah, perché lui perché... sente con la Perché, se no, 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 no dovremmo no, avere, avere tutti le sì, cuffie. Sì. Però non abbiamo ancora non il budget. Eh, no, più che altro non abbiamo il budget per farlo. Ah. <ride> si potrebbe Beh, fare, in generale, anche i muschi selvaggi. In realtà ce l'ha solo Pedro. No, no, alcuni... no, no, ce l'hanno tutti. Dipende dagli Sicuro? episodi. Sì, 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 si dipende dagli episodi, ma stiamo anche vedendo esatto ok, Paltati, sì. <ride> esatto Vai adesso ehm, io lascio la storia quindi la il muschio selvaggio è il vostro punto di riferimento diciamo che quella è stata l'ispirazione iniziale okay. solo ecco, che loro sì. non okay. vanno in live come noi quindi okay. diciamo è una cosa leggermente diversa noi mm. puntiamo anche all'interazione col pubblico proprio okay. in diretta diciamo quello, è il, ah, okay. per quello e che e ci piace quindi piaceva. è quello che prima parlavi di domande esatto, okay. esatto. Comu o comunque okay. per quello che magari okay, anche okay, okay, è sì, più. Sì, esatto, esatto. Okay. è un po' più facile la di massimo Quindi comunque seguiamo noi la nostra linea poi può se c'è qualche certo cosa okay. siamo a vedere ok tutto. dovrebbe averla la sta caricando. vabbè <ride> si era scollegata dal wifi non so perché è eh, bellissimo questo va la caricherà ecco la sta caricando la vista adesso bene comunque Bene, so che sei agitata? No, sono in attesa <ride> no, Perché non capisco ancora se è partita o meno la cosa. Per questo è il live. La gente sta già. già sta no, la la prestazione. Quindi, non devo guardare, ci guardiamo. Sì, sì, noi. sì, no, no, eh, no, no, eh. no eh, non, non deve essere eh. sì sì, deve ecco, essere quello. Esatto, magari guardiamo anche noi. Giusto per. sì. ok. qua c'è giusto per così controlliamo. Sì, così anche noi ci guardiamo le domande. Magari così è un po' più. È un po' più facile, ecco, sì. si sente poco, dicono. Dicono che si sente Come, poco. Eh, dobbiamo stare più vicini o bisogna alzare l'audio. Eh. Scendi sì. 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 allora. qualcosa lì. Da di là è tutto al massimo. Vediamo, vediamo. <ride> Anita mi fa morire. <ride> Lei mangia, ciao. Diciamo okay. cose. Allora, okay. dietro nel backstage abbiamo Posso Anita che mangia Posso salutare la mia bimba <ride> che forse mi guarderà per 5 minuti e va a letto. Cos'è? Posso salutare la mia bimba che forse ci guarderà per 5 minuti sì, sì. poi va a letto? Sì, sì, secondo chissà, me... Chissà. Chissà. Sì, sì, tanto. Allora, io intanto tanto... per vedere devo guardare così, ok? Esatto. Però non metto l'audio, ovviamente. No, sì, perché sennò dopo si sente dopo no, tutto. No. Ciao Marghe, buonanotte! <ride> <ride> Ciao amore! Poi tanto... Buonissimo. Salutiamo, Valmente. esatto. <ride> <ride> esatto. Si, si sente? Ho eh? messo tutto il massimo ok proviamo Perfetto. lui sente molto bene eh dai oh, vedi, questa è una cosa buona ok va bene, va bene. sono cose che danno soddisfazione oh va bene nel dubbio du parliamo, parliamo un po' più vicino in ogni caso Simo quando vuoi per le prossime puntate ti aspettiamo eh, ti aspettiamo. Eh. ciao Simo <ride> <ride> salutiamo Simo eh, Fabio la sì, sì. va bene ok dai direi che adesso che si sente abbiamo la prova che si sente sì, è un po' troppo in alto lì siamo un po' troppo in alto forse rispetto al solito sì aspetta Dove abbassare oh. il vaccino scusate ma un problema tecnico ah, dell'ultimo no. momento <ride> 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 Anita, vai Anita sì. fai, fo fai foto fai foto <ride> <ride> brava Anita che ci Io stai servendo questo kebab stai mangiando kebab <ride> stasera Anita <ride> Miglior che Babaro di Faenza? <ride> eh, quello del um, Piazza delle Erbe eh, sì, Non si basa sulla propria È domanda, però, troppo, esatto. troppo scontato, sì. troppo semplice. No, io non Scusa. mangio tante covab. Sinceramente, però, quando ci farà da sponsor, eccetera, diremo il nome <ride> ufficiale. Esatto, 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 ah, avete anche già lo sponsor? <ride> ma magari, ma magari, magari. Cioè lo sponsor, aspettavo a fosse... Scusate, eh, mi sono perso una cosa. No, no, no. Vorremmo. No. <ride> <ride> sarebbe il nostro sogno. Sarebbe il nostro wow. sogno. Non penso che ci seguano. Per... Oh, vabbè. Adesso no, ci giriamo. Sì, ci lo giriamo no, no, da video sponsor, e allora. no, li aspettiamo Ah sì, anche il secondo, là dal eh. ponte, in teoria, che hanno aperto un'occa. Anita sai Ah, eh, è ponte. vero, è loro, quello lì, eh, lì sì. ponte. dove c'era Mario, Può Sì, una... c'era un'altra un baracchina. baracchina quindi... Eh sì, c'era una cosa simile comunque. Sì, sì, sì. sì, sì. hanno preso tutto sì, loro, okay. in teoria. Va bene. Iniziamo. Dopo questa introduzione col kebab, <ride> che c'entra niente con la puntata. Ah, <ride> la prossima <ride> volta vorremmo falafel che kebab, ovviamente, <ride> Allora, apriamo subito con le presentazioni quindi ci volete dire un paio di cose su di voi anche se abbiamo già messo le bio nelle storie sì, quindi vabbè. per chi le ha viste qualcosina può avere già conosciuto di voi però chi dei due vuole incominciare parti tu o parto io parto io io mi chiamo Sukeina, sono del marocco 31 anni e ho un negozio in centro di abbigliamento un negozio di abbigliamento femminile e niente ho iniziato a fare la commessa dopo la maturità principalmente perché dovevo fare un lavoretto estivo come più o meno dai tutti i ragazzi dopo la maturità e mi hanno preso a fare un tirocinio mi è piaciuto molto anche se <ride> sono stati mesi abbastanza impegnativi un po' perché era la prima volta un po' perché i miei vecchi titolari erano dei personaggi Beh, per essere subito... carini c'erano cioè, dei personaggi sì sì sì, sì esatto <ride> eh, e... su che è molto educato molto no, 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 ma va bene, educato, va bene, va bene. Ma fa... abbiamo capito abbiamo capito possibili. perfetto e... lascia passare però il messaggio e... <ride> si capisce esatto si, si capisce. capisce tra le righe si capisce e... però nonostante l'esperienza appunto um, umanamente difficile con le persone con cui mi dovevo confrontare il mestiere mi piaceva molto e quindi dai, un po' è rimasta sempre questa cosa. Ho sempre avuto, come tante ragazze della mia età, la passione per la moda, inizialmente come per gioco, poi invece poi, appunto, eh, lavorandoci è stata una cosa che è cresciuta nel tempo. Ma principalmente mi piace proprio la vendita, cioè, forse venendo dal Marocco, no? C'è anche mm. proprio una cultura del mercato, eccetera. E... Qualcosa che mi hanno trasmesso sicuramente, appunto, anche i miei parenti, perché mio papà ha fatto il venditore, il mio nonno, eccetera, e, e quindi niente è partito un po' tutto di lì, qua prima di finire in Turecini, In un altro negozio mi ha fatto una proposta, un'offerta di lavoro molto interessante perché era proprio un contratto vero e proprio, dove mi pagavano anche bene per le ore che facevo, eccetera. E in un negozio, uno dei negozi che mi faceva di più eh, a Faenza. In quel periodo, ovviamente, ho accettato subito. E lì, proprio un po' ho, mi sono confermata no che era quello che mi piaceva veramente. Dopo, ci sono state tante altre cose, però sono tornata lì perché effettivamente era quello che volevo fare. Pass sono passati 12, 11 anni post-covid ho deciso, ho detto dai prova, cioè o lo fai adesso, poi facevo i 30, quindi è anche un po' eh, quell'età dove una donna, una ragazza dice non lo so, o prova adesso le robe che voglio fare oppure ho provato e sono contenta, sono contenta nonostante i tempi c'è cioè, stata anche passione nella, nel lanciare anche sì sì eh. sì 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 sì, no, mi piace tanto, cioè mi piace proprio il rapporto che c'è nella vendita e nella presenza proprio di, di esserci perché in tanti mi dicono: no, Ma quando è che apri online? Non lo so, cioè mm. veramente non lo so. Uh -huh. Perché in realtà mi interessa in questo momento il giusto, però, però ora è importante quell'aspetto lì in un, um, nel commercio. Quindi vedremo, va bene. Direi che è una bella dopo introduzione. Ci, dopo dopo Cirico, eh, sì, ci... <ride> <lasciarmi>, io faccio <ride> più faccio prima. Sì, 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 allora. Io sono, sono Nicola, Nicola Bacchile, <ride> sono Nicola, Ciao 33 oggi, <ride> mi compleanno raga. Ciao a facciamo, auguri. Facciamo, facciamo <ride> tutti, <ride> tutti <ride> auguri a Nicola. <ride> 33, <anche nei ride> an, 33 anni, quindi si rinasce fra poco. Si rinasce poco, come un, come un <ride> signore... Rossa, però... Tre e nulla, e quindi eh, sono un fashion designer. Diciamo che ho avuto sempre una passione, sin da piccolo, questa passione della... Ma più che altro del materiale, di sperimentare del corpo, delle sensazioni, eccetera. Poi, vabbè, essendo di Faenza, appunto, la ceramica, la scultura era, diciamo, qualcosa di molto accessibile, e facile e diretto. Poi, man mano, col tempo, ho capito che proprio lavorare sul corpo, e rafforzare anche qualche, qualche aspetto del, del corpo femminile, soprattutto era proprio parte, parte di me. E scolpirlo in qualche maniera, no? E quindi a 19 anni ho deciso di trasferirmi. Ho fatto Torino, poi da Torino, anche lì, mi sentivo già un attimo chiuso, volevo un'esperienza all'estero. Sono andata a Londra. Quindi ho fatto un'esperienza a Londra e sono stato, alla fine ci sono rimasto 5 anni da che dovevo stare lì tre mesi Vabbè, ah quindi beh. Londra ti è piaciuta <ride> praticamente <ride> diciamo così mi è piaciuta e quindi sono rimasto lì e poi da di lì diciamo un po' ho iniziato tutto ho trovato come studiare in qualche modo studiare eh, fashion design, quello che mi interessava e da lì è partita la mia carriera quindi sono riuscito a entrare in una casa di moda eh, a Milano ho girato, ho viaggiato e adesso sono tornato qua in patria, <ride> pronto, <ride> mi sto preparando per il prossimo... c'è diciamo, stata il la prossima fuga prossima. di cervelli però sono anche tornati... Vedete, che, sono tornati sono... che però adesso riscapperanno... Riscapperanno, perché... riscapperanno. <ride> presto, eh. mi sembra <ride> di capire... Sì, però Faenza rimane sempre un po' la culla dai, quindi anche poi il nome del brand Faiense... Eh, esatto, esatto, rimarrà sempre... Sì. L'idea proprio di unire quello che è un concetto di, di arte, di cultura, di tradizione ha un'idea diciamo più internazionale come la parola defiance, la sfida, mm. quindi diciamo raccogliere più cose, più culture, più sensazioni, più stimoli mm. e, e in qualche modo io come in prima persona faccio parte, del, rappresento il brand, quindi anche io devo comunque cercare di farlo, diciamo, portarlo in giro in qualche sì. modo, no? E quindi dai, sono, sono carico che fra poco si riparte un'altra esperienza. Ok. Però non si può dire dove? No, sì, si può dire a Parigi. Ah, okay, ok, ok, Quindi se, diciamo sei già si va a Parigi, sì, sì. Vabbè, allora diciamo che... <ride> Ma tra poco, no, quindi tra Sì, ma entro, se, ma entro giugno. Ah, ok. Entro, sarò già, sì. Ma proprio anche proprio con l'ufficio o, o solo personalmente te Ma per io sì, poi alla fine sono io il brand, quindi Sì, se, la produzione rimane e si sposta il, il so. brand. Eh, sì, sposta il brand. Che poi il bello è che la gente pensa che sia di Parigi perché il nome eh, è esatto, il francesismo. Si esatto, 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 scrivono bene. in francese delle volte richieste, eh, però no, siamo a Faenza. Mi dispiace, siamo. non siamo a Parigi, no, però non ancora. No, non mi dispiace. Cioè, bisogna trovare un modo per no, perché sia un valore aggiunto il fatto di avere la base a Faenza. Invece no, purtroppo per un brand, soprattutto nuovo, così giovane. E cioè, spesso è invece limitante, ecco, la ecco. gente si aspetta sempre grandi cose, soprattutto se dietro c'è uno stylist come Nicola. No? Perché se vedi la collezione, dici, wow, cavolo! Ma chissà di mm. dov'è, mm -hmm. cosa fa e che storia ha. No? Invece, magari è un talento che tantissime volte, tra l'altro, magari arriva proprio da una città così piccola. Mm. No, Però le aspettative. Quindi hai incontrato bene. difficoltà, cioè magari persone si aspettavano che. Ehm, Poi tu, tu le stupidi comunque, comunque, capito? Comunque, Però sì, quindi... le aspettative delle persone vogliono dire così tanto? Mm, no, non credo, secondo me no, non sono... Cioè alla fine si è cosa, un... raga, dopo il Covid è cambiato tutto completamente. Cioè io ho visto veramente mm. tanta gente che da Milano, abitavo a Milano io prima, quindi... Eh, okay. Tantissima gente che è tornata in città piccole proprio per anche... Cioè, sta cosa anche di capire il valore delle cose veramente tornare a anche alle cose più semplici alla fine, godere delle cose più semplici, perché poi tutta sta frenesia, sta, sta ansia di fare le cose. Sì. Che piano piano sento che stiamo un po' tornando, eh? devo eh, dire. Stiamo tornando un po' verso... Cioè, mi, sì, stiamo tornando eh, alla normalità eh, che... Eh, esatto, esatto. eh, All'abitudine, so, diciamo, se, di prima. Eh, Sembra di prima. una di prima. volta per noi era la normalità. <ride> no, però quello che volevo mh, dire prima, cioè quanto fa la differenza spingere un brand in una città così piccola piuttosto che da una Milano o da una Parigi? No, completamente. Okay. Cioè essere una città piccola è il punto che io sono io il brand, capito? Quindi se non sono io quello che porta i contatti, che fa conoscere il brand in qualche modo e che diciamo mette in moto tutto questo circolo a Faenza che conta c'è? Cioè, nella moda <ride> sì. per quanto vuoi, ok? Beh, sì, è, il, è, è, secondo me è, è come produzione è il top perché a Faenza ragazzi ah. producono di tutto ma veramente eh, da Prada dei brand della Madonna qua producono tutti a Faenza mm. e a livello di fashion, di, di, di manodopera siamo mm. al top. Okay. Però ovviamente non c'è solo quello, dietro eh, al brand sì. c'è proprio tutt'altro tutt'altro un'altra cosa e quindi vabbè col fatto che sono stato adesso un anno cos'è un anno e mezzo quasi due che sono sono tornato a Faenza mi sono diciamo <ride> fatto un attimo un'idea di come veramente posso pianificare lanciare un brand a livello di business e tutto e Poi Parigi è sempre stata lì nel cassetto, capito? Quindi Parigi meglio di Milano? Da questo punto di vista? Perché allora, magari sono... spingere in Italia funziona di più, funziona di meno. Non cioè... so, però, è proprio, una, cioè, proprio il nome Defiance. Ah, la sfida okay. io, se non, non me la faccio difficile, capito? Non sto bene. Quindi sono, ma... Ma poi sì, sono masochista La sua collezione è forse è anche più adatta a un mercato estero Più estro, internazionale? Più italiana, sì. sì. Sì, sì, e poi la cosa che sto notando secondo me su Milano eh, proprio in Italia cioè questi designer emergenti che vengono diciamo spinti in qualche modo però rimangono sempre lì sempre, okay. lì, sempre lì non fanno mai il, il lancio invece Parigi essendo una piazza più grande sì è vero che c'è più competizione però c'è più possibilità di secondo me di farcela in qualche modo essere poi riconosciuto a livello più internazionale quindi secondo me Parigi penso che sia la strada giusta sì. Ma proprio sì, nel sì, mondo sì. o no, solo in Europa? No, no, secondo me anche nel mondo eh, Anche Poi nel mondo comunque L'America è, è un'altra cosa, però tanti, che... tanti designer anche dell'Asia vengono a presentare. Ah, a Parigi, sì, se sì, ci sì, pensi Sì, 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 sì no, beh, certo sì. Quindi è proprio, nata lì la moda, se vogliamo Cioè gli italiani eh. sono made in Italy, ok, <ride> siamo bravi a sì, farla sì. Bravo, Esatto, esatto e poi secondo me a Parigi rispetto in una Milano anche quando tu proponi una collezione ti puoi permettere veramente di fare qualcosa di diverso c'è cioè ancora purtroppo a io vedo quando vado a fare i miei di campionari che non c'entrano niente con la, le, le sue collezioni però è tutto molto più commerciale c'è cioè l'Italia per quanto riguarda la moda ancora fa scelte più facili sì, più commerciali, più commerciali. Cioè, cioè, se vai in una Parigi ti puoi permettere anche veramente qualcosa di diverso, credo, eh, poi più cioè, fanno più innovazione, spingono più su magari settori che. Magari non so ma se Ma secondo me c'è anche in Italia l'innovazione. Però, siccome sì, hai detto te viene molto, viene molto più fuori a Parigi, all'estero, mm. all secondo me è anche una mentalità italiana, cioè nel senso, in tutte le Bravo, cose. c'è un sacco di... di innovazione, qui infatti, tantissimi non ragazzi, non ragazzi, tantissimi non i non italiani, ma Quindi, cioè, io in negozio da me, ad esempio, ho delle aziende che gli stilisti sono italiani, ma hanno un nome straniero <ride> Fancy, eh. perché funziona di più così ovviamente no. cioè, va bene no. la poesia però uno poi ci deve anche campare con questa roba sì. quindi se tu mi dici funziona meglio con un nome francese anche solo il nome è ovvio cioè io te lo faccio in francese e poi dopo la costa? vediamo dove ci pare però Chiaro. se è come dici tu secondo me è correttissimo è la mentalità ma tipo anche ad esempio l'esempio dei profumi cioè i profumi cioè non so, anche le pubblicità si vedono. No? Tutto parlano in francese, che sì, uno sì, dice: vabbè, sì. ah, allora cosa vuol dire? <ride> cioè, magari <ride> hanno. Ma quella allure perché... che proprio ti dà l'idea di. Sì, esatto. È un'idea diciamo, un che. Diciamo, mm -hmm. in francese o comunque in francese suona meglio, è un po' più bello. Beh, ma è solo. Eh, tipo, ma è anche proprio noi per italiani. Secondo me, che per ogni mercato abbiamo l'idea che c'è qualcuno che lo fa al top, qualcuno che lo fa al top, e mai noi, noi abbiamo. Mm le case grosse che sono storiche e ci affidiamo e ciecamente e diciamo sono italiane sono italiane la compro perché è italiano poi quando c'è un qualcuno che viene fuori tu dici in Italia lui non può fare questa cosa perché questa è francese questa è una cosa che in Francia la sa fare questa la sa fare di qua in Italia se uno vuol farla adesso nessuno secondo me in generale perché come viene visto la gente non pensa che si possano fare cose, a meno che non sei già un'azienda grossa, una No, quello è vero, però tanti brand dell'estero vengono in Italia a produrre, questo assurdo. Sì, è solo, perché? Però cioè, solo per la produzione, so... Eh? No, ah, ma che se ti tolgono poi io ti parlo da che non ne so niente, eh, però sì. nel senso i materiali che vengono eh. utilizzati, cioè io magari vedo adesso dei vestiti che, eh, oltre nelle forme, nel taglio, appunto, che magari si vede mm. il cambio dei tempi, tutto c'è anche un utilizzo, secondo me, di, di, ricerca di, di una ricerca più complessa. Sì, cioè, non è che magari una volta c'era certo. più il periodo in cui si usava quella cosa e no. vedevi tutti gli abiti Fatto di quel tipo, voi. con quel taglio, con quella maniera. Se non lo facevi così, eri fuori moda. Tra virgolette, mm. o eri una casa vecchia oppure eri certo. di nicchia. Cioè, adesso c'è cioè, proprio la ricerca continua. A volte, anche secondo me. Esagerata esagerata. Volte, eh, esagerata proprio, proprio del cercare di sperimentare di far vivere qualcosa di più, oltre che la forma. E quello che è del vestito sì, il feeling proprio, sì, sì, me, eh, La sensazione che ti trasmette anche il materiale. Secondo me quello è, è una cosa che un po' si è, si è persa poi... si è persa purtroppo, quasi sicuramente, perché è anche molto perché costosa. guarda l'immagine, perché adesso è tutto no, e poi è molto costoso, cioè. Certo se tu ovviamente. mi fai dei, come fa lui, degli abiti in filo di ortica stica filo Fili ortica, di ortica, hai capito, la cioè, maglieria in filo di ortica cioè capisci che, che costa tu l'ortica devi pagare sì. però sì. e non è che la paghi non è che la fanno filo. tutti paghi. Eh. Eh, e poi devi far capire però lì per fargli dopo pagare il un... valore bravo, bravo, della cosa. Cioè, il... dopo è devi spiegare farlo il concetto del... è difficile e, e fa... devi fargli capire che non è che ti vendo una cosa che è uguale ma costa di più e quindi e purtroppo noi qui non abbiamo quella mentalità perché magari all'estero glielo vendi senza problemi. Qui vogliono spiegare che costa 1200 euro perché il filo di ortica e perché magari l'ortica piuttosto che un cotone, eh. Uh. Cioè, no, non la capiscono. Cioè, fa parlavo anch'io con cioè, il mio commerciale pochissimi. di Parigi, anche lui diceva: Cioè, in Italia è... non, ti non ti comprano perché non capiscono il valore del fatto che comunque c'è una ricerca dietro. E comunque quello che utilizzo anche per gli orecchini è un materiale, diciamo più povero non è metallo capito sì, sì. quindi è materiale innovativo industriale quindi è ripartito qua qua non va io, io ho staccato tutto sì, io così evitiamo ok ah, ma qua, qua non me lo carica adesso io poi non c'ho no, 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 internet ecco io, io ho staccato wifi quindi non lo vedrò quindi sarete, okay. sarete no, i nostri occhi o vede. le nostre orecchie esatto apriamo con questo ci risiamo, siamo tornati eccoli ci, ci siamo official perché non c'era l'internet e dico wifi eh sì eh. Sembra una volta con l'Ether ne su sicuro vabbè vai continua, riprendiamo Dicevamo. scusiamo per l'interruzione <ride> piccoli problemi tecnici <ride> eh, la live il bello della diretta così, eh sì, <ride> eh, sì è eh, bello, esatto esatto, cioè, esatto. esatto <ride> diciamo il bello e il brutto della diretta qua. Sono di... oggi <ride> sono riuscito a dire prova prova ed è il bello della diretta mm, cioè, cioè sai vedi così sì. in una sogni. serata <ride> non ti senti un po' il radio tipo <ride> siamo radio 105 eh? <ride> Bene, stavamo dicendo dei materiali, del, delle sensazioni che, che trasmettono, che trasmettono sì, i materiali, sì. stavo sì, parlando degli orecchini, la resina Sì, del fatto creativo. che non sono, sono capite in Italia, perché ti stavo dicendo, prima parlavo con il mio commerciale, eh, dello uscire anche a Parigi e lui diceva in Italia non, non capiscono questo valore del fatto della ricerca, che comunque c'è tutto uno studio Parti dalla scultura, li sviluppi e arrivi comunque a ridare in 3D, in un materiale comunque nuovo, perché è un materiale innovativo. Mm. Leggero e tutto, però non è un metallo prezioso, capito? Quindi magari ti costa come un metallo prezioso l'orecchino, il materiale più povero, ma quello che paghi è comunque l'idea, la ricerca, il, pro il prodotto finale, certo. capito? E eh. tu gli spieghi cos'è Loro ti dicono: Sì, è un orecchino di plastica. Ecco, bravo, e tu quello... gli dici... <ride> No non te lo eh? dicono, però te lo fanno percepire. Sì, per capire. Esatto, le... magari sì. se quella... E tu dici: cioè... bene, io okay. ho cercato di non passare è oro, un qualcosa. C'è argento, e... capito? E Quindi. Storciono un po' il naso il fatto che comunque questo materiale più industriale, se vogliamo. Ma non è vabbè. Il mio sogno sarebbe proprio realizzare, trovare dei materiali super innovativi, capito? Cioè, proprio magari rigenerati o sostenibili se vogliamo. Il punto che è tanto è inutile parlare troppo tantissimo. di sostenibilità, perché alla fine. Essere completamente sostenibili non, è impossibile. È impossibile. È veramente impossibile. Già, se mischi due materiali, è già finito: ah, okay. tipo il no, dietro okay. degli orecchini sono fatti in metallo, capito? Cioè, in argento, sì. vero? Quindi già argento sì. e un altro una resina insieme è già, già finita. Fin è già Quindi, fin <ride> è Vabbè, mio. però comunque anche solo una percentuale, magari, sì. cioè, comunque uno prova Però a fare... certo adesso poi questo tema nella moda anche è presentissimo, cioè stanno super attenti, quasi tutti fanno sì. scelte super eco perché è molto importante e ha aiutato tanti brand anche nelle vendite. però è veramente difficile. E eh. poi non tutto quello che ci vendono eh, come eco che vi vendiamo come eco, è eco nel senso sì. è necopelle, ok? È plastica, cioè la maggior parte sì. delle volte, eh, poi sì. che sia c'è stata anche lì dietro un'attenzione, uno studio eccetera, ok? Che sia fatta benissimo perché ovviamente poi il prezzo deve giustificare no e viceversa e però è veramente molto difficile cioè riuscire ad essere equal al 100 per mm. è... cento industria tessile è tutta una lavorazione quindi ma invece i tuoi clienti cosa cercano anche questa cosa di materiali interessa Se interessa in realta, dove è stato fatto in realtà mi chiedono spesso mi chiedono se è un made in italy o meno mm. eh, sì però da me non, a parte qualche ragazza che sì e magari super animalista quindi mm. ha, assolutamente se vede una della pelle o delle, delle copellicce mi chiede, ci guardiamo insieme, eccetera. Scelta comunque che anch'io faccio a priori, al di là delle mie clienti, e di non avere vera pelle o vera pelliccia. E però, ecco, questo nel, cioè a faenza, perlomeno nel mio negozio, non è una cosa che mi chiedono tantissimo. Importantissimo, però, al Made in Italy, cioè, proprio è una cosa che mi chiedono. E se una cosa è più cara rispetto a un'altra. Sapere che è made in Italy per loro veramente è un valore, valore aggiunto. Sì. Se, mm. Giustifica. Se giustifica la spesa secondo loro, se no, se no fanno più fatica. Poi anche lì dipende sempre da cosa e cosa. Nella maglieria, particolarmente, cercano tantissimo made in Italy. Nella maglieria il jeans: cioè, hanno piacere che sia un buon jeans, un bel jeans, magari di tendenza, perché quasi tutte io ho. Mio target va dai 20 ai 45 anni e sono quasi tutte donne che jeans ce l'hanno praticamente sempre quindi per cambiarsi vanno sempre anche alla ricerca più del jeans di tendenza, eccetera. però esatto, lì come dicevo prima, non, non c'è questa esigenza, no? E de del fatto che sia un Made in Italy, per fortuna perché con Dany <ride> è americana. Per fortuna eh, esatto. è e, difficile, esatto. E, no però no però questa cosa qui del made in Italy è più un fatto diciamo mh, che l'hanno osannato tanto e quindi io è credo così. un po' di sì quindi in realtà diciamo, è, è un po' sopravvalutato tra virgolette secondo me è più mm. per le nostre credenze no, eh. no? Okay, ok il fatto che lo so e quindi anche perché ci sono delle aziende non made in è un Italy brand, che... cioè un brand sì, cioè un'etichetta ormai sì bravo made etichetta. in Italy mm. C'è un sacco di aziende non made in Italy che st lavorano stra benissimo, però eh, sì, secondo me è una nostra credenza e poi siamo in Italy, quindi il fatto che sia made in Italy è ancora sì. più importante. Cioè, è una serie sì. di cose che, però, secondo me, se vai a vedere veramente la composizione di un prodotto ed è valido, cioè, lì è fatta che sia made in Italy o meno. Può essere un valore aggiunto, sì, Dipende però. Dipende dalla persona. Credo fino a un certo punto, perché poi abbiamo un sacco di aziende italiane che non producono in Italia, quindi mm. c'è. Cioè, sì, esatto. Cioè, capito? Di... Il confine è un po'. Cioè, è una cosa un po' particolare, questa. Cos'è Made in Italy? Cioè, lo stilista o dove produce la roba lo stilista? Cioè, quindi. E poi, cos'è più, impor cos cos più importante? Lo stilista Made in Italy o.? Il eh, dopo... eh, ti dico <ride> la verità. Non, cioè, non, manu... non, esatto, non, non, cioè, adesso, ora, oggi non so quanto questa cosa sia veramente importante. Se ci tieni a sapere cosa stai indossando, come se ci tieni a cosa stai mangiando, no? vai a vedere cosa stai mettendo, sì, sì. cosa stai mangiando, esatto. cioè, sì. guardiamo la composizione più del il materiale prodotto. È guardiamo... importante secondo sì, me. Cioè, se sì. metti solo della gran plastica sì. addosso. Il poliestere non è che è. Il... Sì massimo ovvio però poi ci sono tanti materiali innovativi prima si diceva si parlava della, del filato di ortica il palergenico Chiaro. è super è traspirante si adatta anche al calore del corpo e tutto però ovviamente qua cioè, se lo proponi qua non hai capito già il filato di ortica è assurdità <ride> A fine sì. puntato diciamo anche è una cosa cioè. carina <ride> <ride> no, no, <ride> no 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 pure, 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 un po no 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 come immagino dice sì questo ha voluto farlo nel filato di, in filato di ortica perché doveva fare quella cosa non perché realmente no, perché voleva rompere le scatole sì. <ride> <ride> faccio sentire degli ignoranti no, con tutti i materiali proprio il filato di <ride> ortica ah, No, con tutti i materiali che abbiamo in Italia esatto <ride> e tu... tutto il made in Italy ma di sono italiane <ride> <ride> esatto no no sono italiane perché coltivate in Italia perché dopo sai dove esatto, dopo esatto, sono La esatto, esatto, varietà esatto, italiana <ride> e... no però è bello cioè nel senso secondo me questi nuovi materiali prima per l'altro che ti piace lavorare con questi mm. materiali innovativi già avrai anche quella spinta magari del di dire è un materiale innovativo quindi è stato usato poco e no, non ma si ma sa a me piace bene come lavorarci magari caso. cioè è bello perché sì. poi lavorarci trovare in trovare la nuovi, soluzione per fare quegli orecchini Se ha messo un anno a trovare l'equilibrio giusto è ancora sull'A che c'è qualche <ride> cosa che è ancora per cioè renderli perfetti è tutto così un work in progress però secondo me è proprio il bello del mio lavoro cioè il lavoro se ti riuscisse subito cioè, fatto no troppo finita. facile eh, no, non è, mi piace è più bello un po' la sfida la testa eh beh certo eh, dire. Ci sta. è giusto ah, così sì, sbagli risbagli poi alla fine qualcosa ti esce dai no, sì. dopo ci sono trovi comunque quella cosa che alla fine dici wow ce l'ho fatta eh... È la mia strada, l'ho trovato perfezionata e via, passi al prossimo, al prossimo. Però, ad esempio, se una cosa magari per te è perfetta, comunque sei arrivato... Mm. A... Però non hai il riconoscimento da parte degli altri, come la prenderai? Cioè, eh, infatti, questo punto eh, di quella vista... sono... È una cosa che prima guardavo più al, um, all'estetica, capito? Al, dis... al, al, um, alla completezza artistica, diciamo. Quindi adesso mi sto un po' più muovendo verso comunque capire che deve essere anche commercialmente deve anche, pia deve anche piacere perché se no diciamo, eh, rimane proprio. come dicevi tu prima fino a se stesso bello però poi dopo rimane lì ma sì. museo sì, okay. magari puoi farlo se hai già milioni di, di profitto dietro eh. e magari cioè, beh, faccio una cosa in più così. però diciamo e invece che... per quello c'è proprio anche lavorare a stretto contatto con un commerciale con un merchandiser eccetera per me è molto stimolante perché prima guardavo solo alla fa al fatto estetico, solo al bello, a fare qualcosa di figo, eccetera. Magari di ricerca di un materiale nuovo e tutto, però non, non pensavo a dire questo deve essere comunque anche, diciamo, capito e venduto in qualche modo. Certo. No? E quindi adesso sto mi sto muovendo proprio su questa direzione di dobbiamo okay, fare ricerca, fare innovazione, parlare di noi in qualche maniera, rappresentare qualcosa di nuovo, ma anche poi dopo... Il, il cliente finale lo deve capire perché se ah, no rimane certo. il circolo chiuso invece no no bella domanda mi è piaciuta <ride> <ride> poi io ne ho un'altra ho, ho potuto vedere che adesso l'hai accennato te prima sul fatto dell'e-commerce questa cosa qui che sì. non te non ti sei ancora lanciato però in realtà dalle storie di Instagram in realtà tu diciamo comunichi già questa cosa qui cioè nel senso comunque da quello che ho potuto vedere metti i prezzi fai vedere non è già come avere un po' un e-commerce, cioè nel senso, non è avere è, allora io faccio tantissima mm. vendita online senza un e-commerce. Mm. Sì, allora. la differenza, ed è per me ancora molto importante questa cosa, per me è fondamentale quasi. È vero, io ti faccio vedere tutto quello che ho, ti faccio vedere le taglie durante i saldi, ti faccio vedere anche i prezzi, cosa che invece in stagione non succede. Eh, proprio per una scelta di marketing, semplicemente, non chissà per quale mm -hmm. cosa particolare. e La differenza rimane che tu vieni in negozio a prendere quelle cose, mm. cioè tu vieni in negozio, le proviamo insieme, le valutiamo insieme, verifichiamo mm. se effettivamente quella vestibilità lì. Perché poi anche una taglia. Una taglia non vuol dire niente, è molto indicativa. Ogni persona poi. cioè magari detto... io e te poi abbiamo la stessa taglia, ma su di me sta in un modo. Tu hai delle curve completamente diverse, eppure abbiamo la stessa taglia. Io metto un sacco di t-shirt del mio moroso che mi stanno benissimo, ma è ovvio che cioè, ci stanno diversamente. Quindi, scusami, certo, certo. ehm, a volte, faccio, scusami, no, a no, volte vai vai. faccio delle spedizioni se sono ragazze che stanno molto lontano. Non so, eh, a Bari, in Spagna. Mi è capitato di fare diverse spedizioni, ma sono persone che fisicamente sono distanti, quindi sarebbe difficile fare questa cosa per due o tre capi. No? Eh, però con le ragazze della zona per me è proprio importante, cioè è parte che mi piace proprio anche quel momento, no? il contatto. Di, esatto, il la, ma proprio la vendita è una cosa che mi piace molto, quindi tante volte, poverine, le spingo, scusate. <ride> quasi le costringo le a venire. Di <ride> quasi no, le costringo perché veramente provarlo è un'altra cosa, poi a volte, e, e questo proprio c'è. Cioè, e tante volte non, non è neanche a mio favore perché tante volte poi lo provano e non si vedono mm -hmm. però almeno l'hai visto cioè l'hai provato e l'e-commerce non lo so è molto importante perché mi rendo conto che la maggior parte del mio fatturato viene c'è grazie veramente a instagram o comunque alla venta online in generale però è una cosa che sto valutando perché quest'anno no Fatta una botta di conti dei mm. no? conti mm. a fine anno sì. c'era la possibilità di aprire un e-commerce mm. però io sto ancora un po' un po' titubante diciamo sì così. sto aspettando perché Ma dai è... Beh, cioè, è quello che mi piace del mio mestiere in realtà sì, sì, avere sì. uno spazio fisico dove fare questa cosa e fare una via di mezzo nel senso io ti per virgolette vengo mi, mi prenoto in, non so, quella mezz'ora quel giorno per venire a provare quello cioè, ah, quindi comunque sì però farlo proprio a sito non so, non so come dire cioè fare diciamo un e-commerce ma io mi prenoto mh, te che mi fai ah, adesso certo. capito cioè, magari fare... co -tanto, come appuntamento sì tanto comunque da su Instagram tanto dici vieni in negozio che lo proviamo e tu lo fai proprio non so ma adesso ho detto mezz'ora ma anche solo un quarto d'ora sì. le persone si possono pre... così magari hai anche delle statistiche dopo per vedere non so la gente clicca più su quello le persone piace più quello ma anche più che altro per vedere perché magari su instagram magari eh, gestire tutto ma immagino che risponderai sempre a te o comunque... sì anche perché adesso sono ancora da sola esatto okay, esatto, 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 sì, esatto. Sì. quindi comunque magari avere diciamo un gestionale penso si chiami così eh, che ti fa vedere ti dà diciamo una panoramica su oh, le persone che ti chiedono cose sulle persone che cliccano e poi per pubblicizzare magari questo fatto qui che magari te ci tieni molto magari le persone che ti conosco personalmente che sanno questa cosa qui magari uno da fuori dice eh, questo non vede niente online non sono di faenza, non vengo allora, questo non sicuramente so se... è uno spunto molto mm. molto bello e costruttivo per me quindi ti ringrazio questa cosa succede in parte nel senso che tante volte capita che loro mi fanno mettere da parte delle cose che poi vengono a provare e ovviamente mm. non c'è l'obbligo di acquisto perché no, ci certo, mancherebbe, certo, certo. è ovvio che ci sono dei tempi da rispettare, beh, cioè certo. abbiamo quattro giorni di attesa in cui tu puoi venire a provare. Passati quei quattro giorni, mi tocca rimettere alla vendita mm. i capi che mi hai chiesto. Però ecco, non è così come dice, cioè, mm. proprio non c'è questa struttura right, qui, sì, sì, è, più, è, è più una cosa fra di noi, no? in, in direct quindi oh. ci, ci organizziamo così. Però non c'è appunto questa struttura qui, come dicevi tu. Che però è interessante, molto perché interessante. Altro, cioè, questa cosa conviene quando hai tanto. Cioè uno... bravissimo. Esatto, Vabbè. dipende. Cioè, bravissimo. Finché uno ci sta dietro, va bene anche il contatto diretto, che forse è più potente. Perché ti proprio vedi che ti no. risponde no. e dici. Allora ci tiene veramente, capito? Però quando hai magari tante, tante Bravo. persone... che: dopo, dopo i di... numeri fanno la differenza, mm, sia per di... un aspetto economico, mm, che certo. è tutto parlarne, ma è la verità dei fatti, no, no, certo. e... e poi anche proprio per una questione di, di praticità, mm. cioè finché riesci a starci dietro, è sicuramente più bello eh, riuscire a farlo io personalmente. Mm. E per quanto invece riguarda il gestionale, che tu prima mm, mi dicevi, sì. Mm, un po' di statistiche invece delle vendite in negozio okay. esistono, perché comunque sì, sì, tu hai sì, una certo. cassa, hai un gestionale, quindi hai un magazzino sì, sì. virtuale dove tu ad ogni ordine carichi e scarichi i pezzi delle, delle varie stagioni. Quindi, anche questo in parte è una cosa che ovviamente esiste già, anche perché poi a fine anno, come prima, il competitavo allora, certo. i conti. Quindi. Sì, sì, sì. Ma più che altro la mia idea ho <ride> no, 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 capito. Molto, era più che altro a è stato livello comunicativo, nel senso, no, no, è stato comunque esatto. Più a livello sociale cioè però lei livello... il fatto che secondo me è figo perché è proprio cioè a parte oltre a metterci la faccia e quello secondo me è importantissimo adesso nella vendita e il cliente si sente anche un po' più cioè si riesce a fidalizzare un po' di più e c'è cioè, comunque insomma l'e-commerce dà quella specie di, di stacco Bravo, diciamo di distanza. freddezza cioè. io avevo lanciato l'e-commerce subito appena ho lanciato il brand e comunque Dici bisogna lavorarci veramente tanto perché lo devi sempre aggiornare, marketizzarlo, farlo uscire ovunque, è un lavoro buttarci parte. un botto di soldi e, e invece è quello che fa lei è questo filtro che comunque riesce a dargli più un contatto diretto, la cliente si sente quasi un attimo più coccolata, più sicura, più ah, sicura. No, poi sai cosa? La cliente si sente molto anche proprio eh, cioè quasi un'amica. Eh. Cioè, perché vai va va proprio oltre, Cioè non. non perché sennò. Ti vive come, no, come se io sono il tuo lavoro, cioè alla fine tu sei lì per vendermi una cosa, invece riuscire a parlare e anche dire guarda provalo perché conviene a tutti e due, a mm. te per vederti come stai e a me per non dover cambiare magari tra dieci giorni un pezzo che potrei anche finire, non avere più da cambiartelo e, e poi siccome diceva giustamente Nicola, cavi quella distanza che un mm. e-commerce purtroppo ti dà. Sì, poi no? nel mio Chi caso è già diverso tani. però magari nel caso come di, nel, di un brand come quello di Nicola eh, c'è ci sono questi c'è questo rischio lui con il suo brand adesso eh, non so esattamente eh, con l'e-commerce come lavorano però eh, la sua collezione che ho avuto veramente l'onore di avere in negozio per un, mm. per un po' di tempo in un breve periodo e eh, che a me faceva impazzire perché era una collezione meravigliosa e come dicevamo prima con dei filati e dei materiali veramente che non mi ricapiterà credo più conoscendo le mie aziende No, però purtroppo la gente non le capisce quando abbiamo iniziato a fare delle collezioni dei pezzi dedicati al negozio quindi più commerciali mm. sono stati capiti e acquistati veramente in fretta perché avere un pezzo di Defiance però più accessibile sì, con un materiale che già conosci sì, cioè, o... mh, cioè sì. il concetto ti fa sentire a più tuo agio sì, anche poi sì eh. cioè che da un lato è un peccato ma dall'altro cioè bisognerebbe riuscire a trovare la via di mezzo esatto sarebbe eh, bello riuscire a fare tutto in realtà mm. solo che quello che è, e, e tante volte magari anche il budget, no? Perché ah sì, sì. Dopo eh... quello, il problema, eh, alla fine ragazzi... il problema è. <ride> cioè, se Quindi una budget le... eh, è cioè, sì, una collezione super. Una collezione main, sì, così, e una sì, collezione di sì. fusion sì. live: sì, il tipo... doppio del lavoro, il doppio delle spese, eh, sì. e una magari non ti frutta, e l'altra invece. Ah, e poi sì, eh, piacerebbe, sì, ti conosci, piacerebbe sta, spingere sì, quella ti che ti piace di più. Ma alla fine devi spingere Ti tocca invece altro. sacrificare. Quindi, forse è una sofferenza, ancora di più farne due. che sì, Infatti, ho poi... deciso di togliere proprio l'abbigliamento. Basta, solo accessori, <ride> così proprio per tagliare la testa al toro. No, perché, sennò no. Ma ho fatto sta scelta: anche perché un attimo, per essere un attimo più libero, perché poi anche crearti tutta la linea d'abbigliamento. È veramente un lavoro. Poi cioè, tu lo sai com'è il discorso taglie e materiali, e fai la ricerca, tessuti i tempi, sempre in ritardo e tutti che ti chiedono le cose. Sei già in ritardo perché le vogliono ieri. È un incubo. Adesso stanno <ride> facendo delle celebrities per, eh, per i Grammy, per i British Awards, però sono pezzi custom. Ma io vengo dall'alta sì. dall moda, quindi il fare su misura mi piace un sacco. Mm. Proprio perché lavorare su taglie diverse mi interessa proprio scolpire in qualche modo un corpo e non che sia la forma classica, no? E quindi adesso stiamo facendo questi custom per, per delle celebrity americane di Londra, però lì ci sta, lì mi piace di più. E poi è abbinato al, uh, all'accessorio che è quello che io vendo. Quindi sto cercando di fare questa prova di strategia di capire se la celebrity mi funziona poi quasi un marketing, una strategia di marketing, mm. diciamo, se la celebrity poi mi porta veramente il flusso sul, sul mio focus prodotto, che è l'accessorio. Mm. Vabbè, diciamo, sei, st stai provando varie eh, strade per una vedere se... Sì. Sicuramente. Sì. Una... sì, diciamo, utilizzare la mia passione, però, per una... poi per un fine commerciale, in qualche modo. Quindi, ritornando un po' a quello che mi hai chiesto tu prima, in realtà, magari lo faccio poi inconsciamente, però dentro di me, nel mio subconscio, c'è questa idea proprio di cercare di tirarla fuori, questa, questa passione in qualche modo, farla, farla diventare mia, però poi per avere un, un ritorno anche in qualche modo. Vediamo cosa succede perché mi sembra di tornare ai periodi quando ero in Versace che praticamente sì. cioè, non c'era una vita. E tutti ti chiedono un è sempre in ritardo, ti chiedono le cose all'ultimo. È <ride> capito, come se uscissero così dal, dalla, dalla stampante i vestiti eh, no? esatto. <ride> eh beh, Dopo, ovviamente, come dire, dall'esterno uno Magari, vuole il guarda. pezzo prima possibile. Dall'altra parte è cioè, difficile farlo. Veloce, cioè Se lo fai veloce, allora ci vuole tempo, fa le cose belle, ci vuole, cioè, cioè, ci vuole il suo tempo. Se no, finisci che fai una roba a metà non fatta bene. Però io non riesco a dir di no, è quello il problema. <ride> perché alla fine mi piace. Eh lo... Lo so, Com'è che c'è sempre questa pessima organizzazione? Cioè... È incredibile. <ride> no, è incredibile. È è un è evento del genere. Lo cioè, sai. Non è che lo sai una settimana prima, no. cioè, lo sai già l'anno prima. Cioè, oma... Dai, sono sempre. Eh. No, no, lo so ma Secondo me è un po' sempre il discorso di prima. È che bello che, tutto farà all'ultimo. le credenze, dobbiamo rimanere dentro perché fa figo. Così cioè è sì, po no, infatti. Cioè, bello, infatti l'ultimo. Oddio, abbiamo tutti fretta, corriamo tutti. Siamo tutti super impegnati. Se no, tutto così calmo. Che noia. Eh. No, Io ogni, ogni tanto vuoi un po' di sacchicardia tutti i giorni? Non averla. Tanto cioè. sì. sono troppo tranquillo. no, ragazzi, provate qualche problema. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo riuscire. No, no, troppo tranquillo. Non mi piace. No, però magari sei tu fatto così. Che effettivamente. C'è sei... bisogno di stimoli, sì. sì, sì. Esatto, esatto. esatto. Sotto pressione. Sì, sì, bisogno... Sotto pressione, il lavoro da Dio. È incredibile. Però, eh... Eh, bene, mi alla fine sì. mi lamento, perché è vero che sto sempre lamentarmi. Che devo... <ride> però alla fine sotto pressione mi esco le grabi più, più fighe. Guarda, è incredibile. Eh, perché essendo in difficoltà, ti parte. Però, lì, si sì. devi salvare parte per il creativo, sì. la creativa. La sì, sì, è incredibile. Ah, infatti, è bello. Bis ogni tanto mi piacerebbe avere una telecamera dietro, poi dopo rive rivedermi in Per Carina, vediamo cosa mi Sì, sì, vabbè, no. però. No. Un giorno dovete venire da noi in studio. Siete già venuti, no? Non siete no in studio no, no siamo no. solo venuti lì dai seriziani. per no. vedere la presentazione un po'. Però. Ah, siete studio. venuti? Grandi. è vero, è vero, è vero mi sì, ricordo. <ride> presentazione, sì, sì, sì. sì venuti, <ride> è vero, sì, sì. Eh, okay. eh, tante dal backstage amita, tu lo senso. sai come sono io, che <ride> ma ho no. tipo una memoria di un bradipo. A parte che lì è pieno di gente, parli con tutti, cioè non è che... <ride> no, no. io C'è cioè una cosa che sento sì, molto adesso, da te, nei discorsi. Che esce sempre questo scolpire mm. il corpo della donna. Sì. Io vedo una cosa un po' nei tuoi capi, così vedo molto. Poi io non ne so niente di nuovo, alzo le mani. Vedo che cerchi di far uscire certe parti con i tagli che ci sono nei vestiti. Vedo che fai vedere qualcosa e qualcos'altro no Caprirlo, vero? nel senso lo scolpire Vuoti lo pieni. si vede molto in quello cioè tu decidi che cosa mostrare, che cosa secondo te sì sul corpo te... ci sono delle parti del corpo di certe determinate fisionomie che secondo me magari per la persona non funzionano o non si piacciono però secondo me, cioè, secondo me il, mio, il mio pregio è proprio quello di capire qual è... La, diciamo il dettaglio da, da diciamo denudare o in qualche modo coprire e creare questa forma tridimensionale in qualche modo io maniera. vedo molto questa cosa del, <ride> cioè non, non, non c'è mai un tuo vestito lineare cioè la linea ma c'è sempre quel taglio quel qualcosa mm. che, che vuoi far venire fuori nel senso che deve un po' colpire l'occhio cioè. sì. secondo me no, no, bella, sì, è bello bella... molto bello cioè, mi però, fa piacere che... però tu vuoi che faccia come si dice in italiano tu vuoi che faccia colpire di... no che so colpisca no. che colpisca di esatto perfetto <ride> tu vuoi che colpisca <ride> okay, di più siamo? la parte scoperta o la parte coperta cioè nel ma senso ma no deve esserci un equilibrio comunque quindi tutto, è proprio quindi... In, nel totale sì eh. il discorso è più io vedo vedo un corpo di una donna una volta una ragazza mi ha detto cioè sembra che cioè Dire, no? Mi stai, cioè, stai scopando <ride> <mai detto, ride> con le forbici, no? ma mai, ma mai, con le forbici perché la stavo proprio sì, rimodellando sì, sì, tutto, sì, e tutto gli, gli ho creato sì, l'abito addosso. Cioè, sì. mi è sentito proprio quasi quest'atto così sessuale in qualche maniera, ma per, gli ho dato proprio quel, quel movimento, scoperta nel, nei punti giusti. Poi, alla fine, anche se lei non si sentiva sicura di quel punto scoperto, però, alla fine, guardandosi. Si è fidata, lasciata andare, ha capito che quel punto lì invece era proprio, diventava un punto di forza in qualche maniera. Quindi, anche quando lavoro io con le clienti mie e che creo abiti, cioè tu se vieni da me, devi sentirti libera, che sei in buone mani, che faccio un bel lavoro, che in qualche modo ti faccio sentire figa, quello sicuro. Poi, dopo, è, il, è la tua, cioè è, il, è un lavoro anche che devi fare tu personalmente, mentali, esatto. di riuscire a fare quel passo e dire sì, accettarti così sono figa, sono bella, basta. Gli altri, quello che, quello che pensano gli altri, non mi interessa più, capito? Quindi è, è proprio. Cioè, la mia donna è così. La mia donna. Poi, se vieni da me, e eh, riesci poi dopo a capirlo in qualche maniera. Però, la donna è quella. Cioè, come te. Ma dimmi fai. una cosa: ti faccio una domanda riguardo <ride> a questo: in realtà lei è diventata. <ride> come noi, <ride> <ride> ti intervista <Sei> lei. Di... <ride> no. No, 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 fai, fai vabbè, no, vabbè. no Beh, sì, mi interessava sì. questa cosa sempre per tornare no, al discorso di prima Italia e Estero. Ma questa è una cosa che tu riesci a fare anche con le tue clienti italiane? Eh, sì, ok. Sì. Riescono così facilmente ad affidarsi a fidarsi. Facilmente non no. tutte tante okay. declinano okay. perché pensano che nella loro testa quel punto lì deve essere coperto. E allora basta, vai dall'altra parte. Cioè, no, perché è curioso anche per me, perché no? Anche se veniamo da più o meno lo stesso mondo, ma ci sono un sacco di cose diverse in quello che facciamo, mm. eh, no, sì, sì, quindi sì, è sempre sì, sì, un confronto. Sì. Oh. perché Però mi è anche capitato... Io vedo che la mentalità è tutto. Sì, sì, mm. sì. Ma è capitato che mi hanno detto io devo essere coperto, bello, ora guarda, vai dall'altra parte a farlo. mi <ride> <ride> interessa, interessa. Ma perché se non esce il mio dentro, cioè devo fare una cosa sartoriale. Va bene, ma tu vieni da me perché c'è il mio stile lì dentro, capito? Quindi c'è anche il mio nome dentro quell'abito. Sì, sì, certo, certo, Quindi certo. se tu non lo capisci, perché è... vieni da me. io perché dovrei farlo sì, per te? Esatto. Me... Diventa molto più complicata. Eh. Poi c'è cioè, sempre quel discorso lì, uno paga, vuole… Ah, è difficilissimo. Però è sempre quel, quel discorso lì dell'equilibrio, di trovare anche il la via commerciale. Mm. Magari sarei più ricco in questo momento, se avessi detto più sì. <ride> però, come, però, però comunque però, uno perde un qual, po', questo, cioè se, se non si sveglia. Però, no, però sto costruendo qualcosa, o oh, ragazzi lo cioè, diventerò, c'è sempre tempo. No, secondo me sì. fai bene, <ride> cioè, secondo me è importante. Noi siamo qui cioè, a fare questo podcast, <ride> uh, nel senso, potevamo non fare con gli ospiti, farlo in due, non farci tutti queste sbatte, parlare di un argomento che non sia legato farlo al territorio solo, audio, che, quindi senza solo audio, farlo il più semplice possibile, puntare su un contenuto che potrebbero ascoltare più persone in tutta Italia. Eh invece... Invece noi ci andava di ci conoscere stasi. di più il nostro Bravissimi. territorio. Ah, le nicchie funzionano. Siamo una, una nicchia e in primis ci piace quello che facciamo, preferiamo fare una cosa così che magari qualcos'altro che comunque ci spingerebbe, ma... ma non infatti stiamo... Quanto questa cosa... Cioè. Anche, Bravi, noi, no? anche noi piacciono le speed ci... <ride> ci, ci proviamo. <ride> poi, eh. Ci proviamo, <ride> vediamo cosa succede, però comunque una cosa che avete in comune è il corpo femminile, quindi eh, te quello solo quello comunque è per donne il tuo donne. negozio. Allora, adesso eh, ho avuto, no, non è vero, ho avuto sì, perché adesso non, non è, per questa stagione non l'ho fatta. Un brand che era unisex, mm, okay. io l'ho sempre proposto per la donna, però in realtà è un brand unisex, anche perché adesso. E grazie, no, anche no, al tema della fluidità Fluid. esatto. Mm. E molti brand stanno appunto sposando questa filosofia. E cercano di un po' di darsi meno limiti anche per quanto riguarda proprio i modelli dei capi, e quindi, piuttosto che fare una linea particolarmente femminile, la tengono magari. Eh, più moderata tipo, sì, tipo, ma cioè, non è moderata è più sì con, con un modello più senza dargli meno un, spinto no senza dargli proprio un sesso in modo Siamo, che diciamo può essere interpretabile sì. è interpretabile sì infatti per dire anche l'anno scorso ho venduto diverse cose diver anche diversi pantaloni anche a ragazzi poi è ovvio che devi capire il pezzo mm. perché e se, se non lo capisci per te quello è un negozio da donna appunto. Però sì, io eh, ho un negozio di abbigliamento femminile, e cose, tra l'altro di cui vado molto fiera nel senso che è proprio una cosa uh -huh. che ho piacere proprio. Che, che capiscano che è per loro: cioè che è per noi. Perché è difficile nel mondo delle donne, avere un confronto vero, no? Dove dall'altra parte è una persona che ti dica: no, guarda, stai bene davvero. Cioè, non te lo dico. Poi, come prima, è ovvio che sono la prima a dire che non posso vivere solo di poesia, però secondo me è importante perché è meglio una cliente che va via senza niente piuttosto che una che va a casa con dieci pezzi che le sta male. A casa ci sarà qualcuno che le dirà la verità, no? Spero, mm. mi auguro. Mm. E quella cliente è una cliente che tu hai perso, hai perso come cliente, quindi come qualcuno che può portarti, no? Un re, un, um, del fatturato e anche una persona. Quindi, secondo me, proprio non funziona più, C'è cioè una cosa veramente vecchissima. C'è cioè una cosa che vedevo quando io ero la tirocinante di turno. Sì. Cioè, perché non, non, sta, non stiamo bene sempre. Poi io sono una persona che ci tiene a essere gentile. Per me, la gentilezza è una cosa fondamentale in tutti i mestieri, e soprattutto cioè con le persone è proprio è fondamentale. Cioè sì. la, la gentilezza è qualcosa che secondo me è impagabile. E, e quindi è importante che ci sia veramente in queste cose e per me è super importante che ci sia fra le donne ma perché io da donna con altre donne soprattutto da più piccola è stato per me un tema sì 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 l'ho subito mm. l'ho subito e poi in, soprattutto in adolescenza no, no, è, è, è stato è, un tema che ho abbastanza sofferto per tanti aspetti non solo per il mio sesso quindi non solo per il mio essere femmina ma anche per no? eh, il fatto che io fossi più scura degli altri, il fatto che io fossi di due genitori marocchini, quindi neanche uno. Quindi proprio la mia mamma porta il velo. Quindi, eh, eh, una serie di cose, e dalle donne l'ho vissuta molto peggio, cioè, ho vissuto le differenze molto peggio dalle donne, no? Eh, perché sono un po' più complesse, già da più piccoline, magari no e quindi crescendo. Ho, ho avuto la fortuna ho la fortuna di avere delle amiche donne che invece cioè veramente super valide no? e scopri che è un mondo veramente bello se si riesce se ci si riesce a capire e se di base c'è appunto l'educazione la gentilezza la sdoganare sta cosa comunque è coraggioso è difficile è eh. difficilissimo perché è difficile che si fidino tantissime volte per una donna tu stai dicendo una cosa che non è. Presente il famoso la tua, ma della tua amorosa che la vedi un po' arrabbiata, così hai fatto niente, mm, eh, no, esatto. <ride> ecco quella cosa Bam, lì, quella cosa morto. lì, eh, ma questa è cosa qui <ride> c'è anche fra le donne, cioè non, 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 non ci si riesce, e poi noi, è vero, purtroppo siamo un po' più complicate, no, e più delicate, più, cioè, e quindi è, secondo me è molto più difficile. Tra i miei sogni c'è anche quello di aprire un negozio da uomo, ma perché mi piace tantissimo l'abbigliamento maschile, lo adoro. Però ho deciso comunque questa cosa per sicuramente questi primi anni da, da imprenditrice, se si può dire così, Beh, la da piccola certo, imprenditrice perché per me è un tema super importante quello di far capire alle donne che: cioè, ragazze, possiamo farcela, Madonna, se possiamo la farcela, voglia. cioè, basta appunto. Eh, è come dicevamo prima si torna sempre un po' lì è proprio la mentalità che fa che fa la differenza e quindi sono molto orgogliosa di avere un negozio da donna e sono orgogliosa di avere questa cosa in comune con Nico <ride> che anche lui veramente il suo messaggio è super bello è ovvio che si fa fatica a capire perché la sua proposta è quella di una donna forte di una donna che, cioè si sveglia la mattina e vuole dire io esisto questo non vuol dire che non ha un sacco di paranoie cioè attenzione mm. perché io ho mille paranoie ed è ovvio che sui miei social faccio vedere quello che voglio far vedere ma poi come tutte come tutti, tutti dai, cioè, normale, mille eh. paranoie però ci si lavora, ci si lavora due giorni ci si lavora sì, e tutti i giorni essere liberi Ogni un lavoro giorno ehm. nuovo è un giorno buono per riprendere il lavoro no uh -huh. e... però purtroppo è una cosa lunga è una cosa è un percorso dai sì, diciamo così sì sì no è un percorso che fai giorno dopo giorno cioè la donna libera per me è l'ideale proprio cioè, essere libera da pregiudizi da preconcetti da qualsiasi cosa ti senti proprio a tuo agio con te stessa però anche lì è capito come dici te è un, è un lavoro ci devi lavorare su e, e cercare di capirti e, e non è facile poi diciamo però, che... eh, dicevo, cioè, beh, beh. è bello perché tutti e due avete la, lo stesso focus diciamo però lo avete espresso in due maniere diverse mm. magari te cercando il contatto cercando la vicinanza al cliente ovviamente donna visto il target del, del negozio e in questa maniera Invece, tu, dall'ambito creativo, mm. hai lavorato su una libertà più creativa dal punto di vista di come si Niente, esprime. Ma tu che devi diventare la prossima pro, al, al primo store ci devi essere tu, come manager, e Ci sono... Ci sarò, flagship store. L Abbiamo detto mm. ragazzi, eh. è tutto registrato. Ormai è tutto sarò, registrato. Abbiamo quando il certo. store, lady, esatto. eh. lo facciamo. Lo sì. facciamo, Lo facciamo, eh, lo faremo. Ce l'abbiamo registrato dopo. Esatto. Dopo, <ride> dopo tagliamo solo la clip. Eh, e <ride> adesso <ride> facciamo? Te poi. la mandiamo la clip, <ride> no, però sì bella sta cosa. È ma poi le cose nascono così, secondo me. Comunque vi ho portato questo gift, che intanto è una, una la Defiance Box. La Defiance. La apriamo adesso? Che, va, sì, sì, sì. Intanto oh. ci parli un po' del brand, intanto che la apriamo. Va bene. Sì. Come è nato? Come è nato? È nato... Ma in realtà... In realtà è nato... Inizialmente era molto diverso da quello che stavo facendo adesso, però... Già nel 2016 avevo già avuto questa idea del nome e proprio portare alla luce l'idea della, della tradizione nostra di Faenza, la Faience. E il nome Faience, se va in Giappone, è conosciuto internazionalmente. Quindi trasformare anche questo motto Je suis de Faience, che vuol dire sono di Faenza, ma anche potrebbe essere. Boh, sono fatto anche di, di ceramica e di argilla, quindi anche tutta questa idea di… Faians vuol, vuol dire maiolica. vuol dire maiolica, esatto. Quindi, ehm, e quindi con questo materiale rigido, duro, ma fragile allo stesso tempo. Mm -hmm. Per me è un po' anche tutto il tema del, di quello che creo, no? E defiance, che è scritto diversamente, vuol dire sfida. Così, Ci sfida <ride> Così facciamo vedere un po'. <ride> Purtroppo i tuoi negozi sono femminili, hai beccato già. male purtroppo... <ride> <ride> Io ho portato... <ride> Io ho portato... Eh, qui c'è un po' di merch, diciamo, del, del brand. No, 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 allora, questo qui è un portachiavi tra... che è stato è realizzato con sì, tutti i materiali upcycle, quindi pelle upcycle e anche il... Oh, bello il La moschettone. shirt di Artica, spero. No, ma questa è la una... ah, Dai, tutto... dai. <ride> allora, La prossima <ride> volta torniamo <ride> su... <ride> <ride> Brava vanita, vedi. Made in Italy? <ride> è made in Italy. Ok. okay ma okay, okay, allora, okay, okay. non su due ce l'abbiamo. Guardiamo. Questo invece è il primo contatto col brand. <ride> che è un... Vabbè, qui dentro c'è il messaggio. Se lo... Bella. E si chiama... L'abbiamo chiamato Soul, Soul Handholder. Hand ah, beh, lo dico Quindi ho ho una presente, è una stretta di mano. Sì. <ride> È, è un pugno chiuso fatto in argilla che ti riconnette con te stesso diciamo quindi è una riconnessione con la propria anima in qualche modo diventa l'antistress ed è fatto in ceramica eh, yeah. quindi te lo tieni, di, lo tieni in mano quindi è. Quindi? esatto no, cioè la è proprio <ride> ah, è proprio seno. bello ti, ti riempi, hai qualcosa Ti senti riconnesso qui. sì. quindi con te stesso diciamo. Poi il materiale che viene dalla terra Era proprio un po' questa In realtà no? volevi fare un tiro a pugni Ma non non poi no. volevi dire ti, <ride> ma Tutti quelli che male, ti chiedono i pesti troppo in fretta cioè, <ride> adesso... All'ultimo Ma <ride> no, no, bello, vero? L'avevo visto Questi due fatti <ride> Ho visto quando eravamo venuti ah, al 1986 ah era? giusto sì, sì, ah, sì, sì, eh, alle sì, all sì. sì che siamo passati sì, che c'era ce qualcuno in esposizione anche in mm -hmm. C-Lab. Sì, 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 lui l'aveva già ovunque ormai, sono felizi solo, <ride> <ride> cioè le abbiamo spammati. Ovunque, e, e nulla. Quindi, poi l'idea era proprio di, sì, di unire questi due concetti: quindi la sfida. E la faience e ispirandomi tutti a questi artisti, scultori, ceramisti degli anni 60 che utilizzavano la materia, la ceramica, distruggendola, quindi proprio decostruendo, rompendo e proprio sfidando anche un materiale che prima era la porcellana o la scultura sì. per, per la perfezione, diciamo, invece lì era proprio distruggo il materiale, gli do fuoco, lo, lo manipolo in maniere diverse. E tutta questa rivoluzione di ribellione degli anni 60, anche, era, è, è stata, diciamo, la prima parte eh, del brand. Come, quasi, come è partito tutto? Quindi, a livello creativo, tu sei anche ispirato? Sì, a di livello creativo, sì, anche al, al movimento del femminismo, quindi, questa ribellione, vari movimenti degli anni 60, gli artisti ceramisti degli anni 60, Alfonso Leoni, Zauli. E, e quelli, diciamo, era un po' la, la vibe. Di... Beh, diciamo che il taglio e la rottura nella tua ah. mente ti portano fuori dei sentimenti che sì. ti si avvicinano sì, molto. si avvicinano molto, sì, 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 sì è proprio... Riesci a esprimere An... questi sentimenti. Se ogni volta, secondo ehm... me, ogni tanto bisogna autodistruggersi per poi dopo rinascere in qualche modo. Mi ricordo modo, anche eh. nelle tue prime t-shirt. Tutti bucati, tagliati. Nico, eh. io... Eh, è vero, secondo me l'abbiamo visto anche lì all'esposizione sì, so. <ride> del È vero, è vero, vero. Ma Però... <ride> Cioè, io ho iniziato parte. a lavorare in un, in, Si possono fare nomi? Così, a caso? Vabbè, non facciamo se... nomi. No, io ho iniziato a lavorare fare... nel negozio dove vendevo le tue t-shirt, secondo me era il 2012. Mm. Allora erano tre anni. <ride> Quanti anni nel 2012? Io ero oh, 13, Io 12. <ride> Vabbè, dai, comunque dai, non eravate neanche piccolissimi, no, vabbè, dai. potevamo quasi mettere, le eh... mani, Potevate <ride> Qua... quasi metterle. arrivavano... E Nico fa iniziò lì a fare queste prime t-shirt ma fighissime cioè, e tra l'altro non le vendevamo a un botto di soldi hai capito? Hai capito? Le, adesso lo dici? Ah, sì, sì, sì. no ma non lo sapeva tantissimo. perché aveva, non so che tipo di contratto avessi tu con loro però comunque allora, ma le ricaricavano loro perché fighissime e le vendevamo tutte cioè, erano t-shirt che uscivano a 160-180 euro cioè strappate bruciate macchiate poi c'era anche questo effetto tie-dye che probabilmente dava con la candigina effetto bruciato no, erano sì, tutte sì, tinte sì. a mano poi alla sì. fine quindi c'era ah, po eh, sì. no, poi no, ce n'erano no. alcune borchiate quindi c'era proprio cioè tu vedevi proprio no cioè quello che esprimevi tu con la t-shirt addosso era una persona che si stava ribellando a qualcosa mm -hmm. e lo facevi veramente attraverso una t-shirt e era fighissimo e mi ricordo che in quel secondo me in quell'annetto cioè era fondamentale avere una t-shirt di Nicola cioè era perché sennò tu e eri <ride> ne <ride> out e facevi schifo ma dai eh. te lo giuro Nico. no io le oh, vendevo no. mi ricordo bene <ride> sì sì era ovviamente poi la cosa super figa era che anche questo non so A se una quali... sì era che erano, non ne faceva tante perché ovviamente la produzione limitate, era eh? mm, sì. erano limitate quindi era vera erano veramente espesti, super speciali super mm. esclusivi e, e mi ricordo che li vendevo da dio cioè non li vendevo in realtà si autovendevano perché tutti li volevano e lì secondo me già lì si vedeva un po' questa eh, quello che lui voleva esprimere poi mm. credo sì, forse sì, anche in parte nelle collezioni esatto. di adesso mm. no infatti è bello questo questo viaggio diciamo alla fine è così la vita quindi anche l'evoluzione creativa stilistica è proprio seguire un flow e anche seguire anche quello, le tue sensazioni e, e portarle attraverso cioè portare su un prodotto non è facile quindi no è stato, è stato interessante fare questo Me <ride> ero scelta. dimenticata di questa no, storia delle t-shirt vero no io mi ricordo, mi ricordo bene ci siamo conosciuti più o meno in quel periodo noi. Ma in realtà noi ci siamo conosciuti Tutto. in quel periodo, ma così più sì. che altro per quel discorso. Più che altro perché lui dice: Oh, ma quanto vendete le mie magliette? Io <ride> cioè, vorrei, sì. cioè, non è, cioè, è Ma quanto sto... le ricaricate? Cioè, oh. cioè cos'è cos sta storia? <ride> è entrato <ride> detto, oh, ma io mi ricordo che non ci stavano dietro a farle. Eravamo sì. la mia amica, sì. mh, è vero, a borchiarle è vero, è vero. con esatto. la fra Merda, mm. c'era le mani sempre, sempre sporche di colore. Eh, le notti a fare questi t-shirt sì. e poi noi ci siamo persi per un sacco di tempo anche perché ah, sì, lui perché è stato è via, via tantissimo: eh, è tornato diciamo quindi è colpa sua, colpa colpa è, sua. Londra è lui che ha che... no, Londra, Londra, sacco di altre cose perché tu sei tornato post-COVID, cioè prima, sì. eri, scusami, prima no. eri, eri via sì sì dal 2013 mi sono trasferito a Londra e poi è stato 5 anni. Poi Milano, poi è, il COVID 2021. 2020 sono tornato insomma mm. mm. sì. sì dopo noi ci siamo ripresi lì in realtà con il negozio mm. io stavo iniziando a cercare le collezioni da inserire e quindi ci siamo rimessi in contatto mm. e, e da lì dai abbiamo iniziato a fare una serie di cose insieme però sì per un sacco di tempo mm. ci eravamo persi di vista anche perché noi appunto ci conoscevamo per il discorso del lavoro cioè mm. non eravamo sì, sì. non avevamo un'amicizia o amicizie in comune all'epoca quindi sì No, ci siamo ripresi Ci dopo. siamo ritrovati. Dai. Ci siamo ritrovati dopo <ride> esatto e uniti dopo, è <ride> vero meno. con il tuo ritorno a Faenza. Mm, e io mi chiedo: ma il tuo ritorno a Faenza? Io magari lo interpreto così: può essere un ritorno in un luogo, tra virgolette, sicuro dove far partire? Magari te avevi un progetto, immagino che l'avrei vissuto già, avevi già fatto, magari questa esperienza. Anni mm. prima a Faenza, e per testare questa cosa, farla partire. Faenza poteva essere il luogo giusto, è questo il nome, perché... anche il nome lo dice, cioè il brand deve avere diciamo in qualche modo un inizio a Faenza, perché è lì che poi c'è l'ispirazione. Io vado al Museo delle Ceramiche e la tutta la prossima collezione è tutta lì dentro, quindi basta Perfetto. che... Perché è il Museo delle Ceramiche che è un museo internazionale. Sì, 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 cioè c'è veramente la ceramica di tutto il mondo. Mm -hmm. Quindi andare lì e fare la ricerca della ceramica di qualsiasi posto, giapponese, la Somalia, qualsiasi... È, bella fonte ispirazione. è una fonte di ispirazione infinita, è infinita e trovi spunti infiniti. Quindi sarà per me sempre un punto di, diciamo, di, di ancoraggio, trovare, cioè, tornare a Faenza in qualche modo ed essere ripartiti in qualche modo. Qui è, è fondamentale. Però l'idea di essere internazionali, questa è... La, la, se ci pensate, la ceramica è un materiale che viene dalla Terra, è la Terra. E la Terra è in tutto il mondo, quindi è proprio bello questo che unisce, unisce tutti. Cioè, sì. sì, bello, sì. Bello. Noi siamo più o meno a un'oretta. Un'ora un e un quarto. quarto. Era bello finire e è... chiudere con questa. <ride> no, no, ma. Sono... Qualche <ride> ultima domanda <ride> sì. di chiusura? Ci delle eh, domande, dai. Abbiamo passato. Non ci hanno fatto domande. domande. Hanno... <ride> Io aspettavo eh, delle domande, no? eh, ma dopo. Sono timidi. Se <ride> a noi le domande, Bravi, sì. Esatto. sì. Avete fatto delle belle. Bravi, bravi. E eh, adesso Mi fai mancano faiare. le ultime due domande. Oh, tu, so. ma mia, da, da, da. Fa paura la mia, una tua. andare con la tua. No, se vuoi la cambio, la faccio comunque. Fai quello che vuoi, cioè quello che la, la faccio, faccio la, la, la cambio, è bellissimo. La switch. Vai, vai, vai. Adesso vai, mai fare, no, no, adesso siamo <ride> curiosi. Se non ce la fai in diretta, eh, se la fai dopo. Così. Fai eh. te, fai te. No, no, non ti. Non perché allora io, ho io riprendo sempre. Eh, eh, praticamente ah, noi vai. prendiamo ispirazione da Muschio Selvaggio che è un podcast di sì, Fedez sì, e Luisa c'è Fedez che ehm, lui fa sempre l'ultima domanda diciamo così. <ride> guarda, <ride> magari, <ride> magari forse <ride> nel tuo caso <ride> non, non si applica più ormai diciamo però eh, lui chiede ma fare oppure avere un negozio, avere un brand eh. fa scopare di più? Questa è la domanda scopo un casino, ciao amore <ride> <ride> Questo è dopo, ovviamente, <ride> dopo dipende uno quando ha aperto, no, eh. cioè, o comunque dopo uno si, si può declinare nel fatto che è fidanzata ave... cioè, no? Sai. Appunto, no, però comunque ti dà più attenzioni, cioè se... o comunque sei più al centro dell'attenzione. attenzioni. Ma dell tempo, raga, chi ce l'ha? Cioè, spiegato non... <ride> però, io non ho tempo. Vorrei, ma non, non ho tempo. Non cioè, non posso, questo è il problema. <ride> non è. Cioè, non Avere Quindi, un brand non, non... ti toglie il tempo e il tempo di... Che... Quello diventa il tuo fidanzato, il tuo, il tuo... Il tuo figlio, tutto. Come dici prima... Quando tagli i vestiti, è... eh? lì, eh? Finisci lì. 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 Esatto. le cose. Ah, quando lavoro, scopo, quindi. Batte. Batte. Cioè, a te non clienti, ti dicono così. Eh, contento Contente loro, ma. Eh. <ride> Contente loro, Vorrei, amorissimo. però, io, vero? Cioè, capito Bravo. che service ti faccio? <ride> eh, cioè, hai capito? cioè, hai capito. O, o l'inclusivo cioè, è il vestito. Il vestito non giustifica. Il service da gigolò, e tu, cioè. cioè tu hai... Capisci <ride> che. No, <Quindi> così. <ride> no vabbè. Vabbè, era una vabbè, domanda vabbè. molto. No, no, non si è sa. No, no, no. no, no, no. Ripartiamo. <ride> era molto goliardi Vai puoi fare la domanda seria adesso. <ride> la, domanda la mia domanda, Vai. cioè quella di chiusura. Diciamo. Adesso pensateci, poi il primo che ce l'ha può rispondere. Mm. Nel vostro percorso, quindi vostre esperienze, vostre cose, ci sono due momenti, ma proprio parlo di momenti. Poi magari vi potete parlare in generale dei periodi in cui. Avete detto tutti i sacrifici che ho fatto, tutte le cose che ho dovuto, il tempo che ho sacrificato, eh, ne è valsa la pena. Vedo, vedo questa cosa, momento top, dico ne è veramente valsa la pena. Momenti invece in cui dici chi mi ha fatto fare tutta questa cosa, tutti questi sacrifici, lasciare indietro queste cose, chi me lo ha fatto fare? In questo momento dico... Avrei fatto a meno, probabilmente. Voi se siete qui, sicuramente. <ride> a me mi fa ridere perché io, praticamente, per tutti i giorni così. Io, mentre faccio la cosa, <ride> dico perché è vero. ho detto sì. Che porca boia, <ride> capito? Ma io, ma perché Se cioè, non Gli ho detto sì. sì. No, mentre la faccio? Sì, sì, sì. Ride perché lo sa come sono. <ride> mentre la faccio tutta la lamentela. Poi, dopo, quando <ride> lo vedo sulla Celebrity, che figa, eccetera, di qua, ah, no, wow. Okay. Però, cioè, stavo, ci stava. Soffrire un po', mm. però. Cioè, la soddisfazione finale di vederlo. Quindi ogni capo, alla fine <ride> parte flop arriva top. Altrimenti lo faccio, anche <ride> <non> ho finito, <ride> <ride> sì. Anch'io rido perché ti conosco. Quindi eh. <ride> <Mi ride> immagino questo momento, tutto il processo. E, e invece, proprio invece nel percorso, magari mi immagino partendo da quando facevi a Faenza da più piccolo, <ride> le maglie, così vedendo i vari. Step. step, diciamo, lì invece ci sono dei momenti in cui si è andato un po' più magari in down. E invece momenti di. Ah, madonna, diciamo, voglio. tra questi. Qual è il ma in down. La cosa che mi Cioè ha demoralizzato di più il sistema. Perché alla fine noi giovani non siamo aiutati per niente. A livello fiscale ci mangiano. Gli altri sono degli squali. Perché alla fine tutti. I negozi sono delle teste di M perché comunque se si prendono gioco dei brand emergenti, dei giovani emergenti che non sanno fare imprenditoria e quindi ti lasciano con dei buchi. Poi è ovviamente tutta una, una guerra, no? La guerra tra certo. poveri, certo, certo, e, certo, quindi, certo. e quindi e quindi, più che altro a me, è quello che mi ha sconfortato: proprio, cioè, io ero perché proprio stufo della burocrazia del sistema. E di tutta questa roba, che alla fine, cioè, dicono tanti giovani, bisogna aiutarli, ma dove ti aiutano? Mm. Scusate, perché dai, Grazie. parliamoci chiaro. potremmo fare sì, altre due sì. ore su questo argomento. Eh. Penso che no, no sì, ma sì. sono uscito. E quindi io per quello cose. sono anche scappato a Londra. Perché volevo vedere veramente fuori Che cos'era cos essere veramente un giovane creativo. E le opportunità che alla fine mi sono arrivate tutte. Quindi, lì è stato un po' il down che mi ha fatto poi dopo. Però, vedi che alla fine mi è servito per darmi la spinta e, e dire faccio, faccio una nuova esperienza e mi ha fatto poi dopo essere chi sono oggi quindi mi ha fatto crescere alla fine e la ringrazio il fatto che ho perso dei soldi ho perso il mio tempo però ne ho guadagnato molti di più adesso nell'essere la persona che sono oggi quindi alla fine sono grato anche di questa cosa poi le soddisfazioni man mano arriveranno è ovvio che devi essere bravo a, a sgamignartela e essere sgamato in, in tutto, quindi bisogna anche farsi furbi alla fine. Vabbè, certo. Direi che succhi tu? Sì. <ride> <ride> no, nel senso che cioè, io opero totalmente da poco ragazzi. Che se già Ma proprio manca manca esperienza, se già adesso... anche esperienza personale, anche a lavorare. Ah, adesso, ok, 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 pensa, okay. pensa io, Puoi, io in in generale, non solo rispetto altro, a questo progetto, come il percorso che ti ha portato a quello okay. che sei adesso e quello che fai adesso, Nel, negli anni. Poi sarà anche una cosa qui magari penso, Quando sono piccola, è successo questa. Cioè adesso. Per fare okay. un esempio, io parlo proprio, sai te le esperienze che hai dovuto certo. passare. Quello che ti ha portato a fare questo, <coughs> a prendere questa scelta, e essere te. Adesso io dico. In tutto questo, due momenti, ovviamente pieno di momenti, però magari due caratteristici che proprio ti sono rimasti più impressi nell'alto e nel basso rispetto al lavoro. Rispetto, sì, a rispetto okay. a allora, è un momento negativo dove mi sono detta: cavolo, ma veramente ho fatto tutto questo per poi rimanerci così male. È stato quando ho dovuto lasciare il lavoro e sono rimasta incinta di, di, de, della mia bimba, del, del mio compagno e una bimba che abbiamo cercato. Abbiamo avuto anche la fortuna di, no, di, di, di che arrivasse subito e io lavoravo da diversi anni in un negozio che mi piaceva molto e dove veramente davo tutto, cioè ma tutto ragazzi. Poi ero molto giovane quindi non avevo nulla che mi limitasse perché il mio compagno comunque... E' cioè è grande, aveva il suo lavoro, quindi eravamo completamente indipendenti e quindi io al lavoro, al lavoro riuscivo veramente a dare tutto. Quando sono rimasta incinta e ho comunicato dopo poco ai miei titolari questa cosa, loro non l'hanno presa per niente bene perché è una grande novità che una donna rimanga incinta mm. ancora. E dopo che è nata la mia bimba. Dovevo, dovevo decidere se tornare a lavorare con 40 ore però oppure se fare la mamma perché non potevo secondo loro scegliere di lavorare meno perché loro avevano bisogno e io in quel momento ero fondamentale cioè prima non importava lì ero diventata fondamentale e quindi dovetti decidere di rimanere a casa ma principalmente perché la mia bimba aveva bisogno di me e perché io volevo quella bimba quindi era una scelta che avevo fatto consapevolmente e, e vedere un po' come ero stata trattata per la scelta che ho fatto e, mi aveva veramente fatto un po' andare, andare un po' in down ma più che altro perché avevo veramente dato tutto cioè per me era e, non lo so io sono una persona che al lavoro eh, sono veramente eh, ci tengo molto sono precisa sono non posso arrivare in ritardo, non posso fare male quella cosa. Un po' a lavorare io sono la persona che vorrei, la mia ideale, no? la mm. persona che vorrei essere nella vita, perché poi invece magari da mamma, da compagna sono molto più scarsa, ma al lavoro, oddio, io ho, mi sento in un modo e ho bisogno no, di essere in quel modo lì. E questa cosa mi era veramente, mi era crollato un mondo. Dopo ovviamente questa cosa era un po' frustrante perché tu dopo diventi, hai anche un altro ruolo nel mondo, che non è più solo quello di ragazza e di persona che lavora ma anche di mamma quindi eh, quello sicuramente è stato un momento, è stato un periodo impegnativo perché c'erano molte cose eh, contrastanti, molte emozioni, molti, molti sentimenti contrastanti e... Mh, poi, io, però, mi sono dedicata molto alla nostra bimba, mi sono presa tanto tempo. Poi, per me lo so, è brutto dire, però per me il Covid è stato da un lato sicuramente un'esperienza difficile, tragica, tra tra eccetera, ma dall'altro un lungo periodo per riflettere su un sacco mm. di cose. Cioè, io ero forzatamente a casa mm. con la bimba, mm. e lì ho capito che, sì, io sono una mamma e amo passare il tempo con la mia bimba, ma sono una persona che ha bisogno di lavorare, proprio per la mia sanità mentale. Sì, 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 <ride> cioè, sì, non, e poi non è una cosa, a me, sì, sì. fare solo la mamma è una cosa che eh, non mi basta. Cioè, mi appaga tantissimo passare tempo con mia figlia, è una cosa che adoro, è una delle cose che amo di più fare, però non mi basta. Ho proprio, mi sono data queste risposte durante quel periodo. E, e lì... Cambiata la mentalità non sentendomi più in colpa per il pensiero che non mi bastasse fare solo la mamma. Lì c'è stata una svolta, e lì ho deciso, ok, puoi farlo. Cioè, ti puoi dare il permesso di fare questa cosa perché è una cosa giusta, perché è una cosa che ti fa essere felice veramente. E anche passare del tempo con tua figlia dopo cambia, perché veramente è tutta un'altra cosa. Mm -hmm. E poi, come genitori, purtroppo un po' ti senti sempre mancare, eh? Vabbè, cioè, eh. Ti senti sempre un po' oddio, non lo sto facendo al top, ma credo che non lo farò mai al top. Vabbè, <ride> cioè, penso ho penso che nessun genitore lo mai <ride> ho questa sensazione bella. anche qui. Mm. E, um, e prima Nico diceva: Non c'è il tempo di avere una relazione, di fare l'amore, di fare cose. È vero, il lavoro se è tuo ti porta via veramente un sacco di tempo e un sacco di energie sì. quasi tutte più che altro non, non smetti mai di pensarci sì. eh, se sei tu dopo, comunque... dopo sei tu che ci devi dare cioè, dei tagli io sì. penso a fare questo punto devo fare domani dopo devi darci dei tagli tu devi, cioè, devi trovare il tuo equilibrio cioè io per dire il negozio ho scelto di tenere chiuso alcuni giorni no? il lunedì è chiuso il giovedì pomeriggio è chiuso e molti mi dicono ma come mai ma perché eh, cioè come persone più. anche scherzando <ride> no, no, no no ma questo è stato fino dal, ah, okay. dal ah, dall'inizio dall ah, okay. e tante volte alcune clienti o anche amiche per scherzare ah ma perché non ne hai voglia non ti va di lavorare <ride> no è che ho un sacco di altre cose perché da fare perché ti devi prendere anche cura di e poi <ride> di poi di è è il tuo è esisto, cioè nel senso sì. cioè, tantissime sì. volte poi è anche per non rischiare di non essere più quella persona gentile che voglio essere invece sì, sì, quindi, no certo, a un certo, certo punto devi darci tu il taglio perché sennò non vivi più no, è vero. cioè il lavoro non può essere veramente tutto perché sennò è un macello si sì, no. ti esaurisce per esempio cioè, sì. sì. anche che la qualità del lavoro sì. più va tiri per allungare Sì, bravo e la qualità cioè dopo poi io come sarò limite. a lavorare cioè mm. quando sarò schierata <ride> 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 che sono esaurita di mio no? se sono anche è un macello <ride> Eh, no. eh, però, sì, devi darci un taglio tu, secondo me, cioè devi capire fino a quando però fare limite, quella roba lì sì. perché se no, non, 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 non fai altro. Io tante delle volte mi rendo conto vogliono, sì. cavolo. Però, non ho fatto quella cosa, non ho detto quella cosa alla cliente. Però adesso, no, lo faccio domani domani alle 9 e mezza. Sì, mm. domani alle nove e mezza lo faccio e mi metto dei grandi non letto piuttosto che dei ricorda <ride> oppure sì, delle sì, robe sì, così. Sì. Perché perché se no il lavoro veramente te lo può, soprattutto se sei una persona che eh, non devo, mi sembra un parolone, però cioè io ho finito la maturità, dovevo andare a lavorare, cioè dovevo perché non, non avevo altre scelte, avrei voluto, ma cioè, era proprio un bisogno vero mm. e, e, e urgente. E quindi essendo abituata a lavorare sempre, mi continuo a portare no, questo, mm. questa responsabilità. Però sì, a un certo punto devi dare un taglio, perché cioè, non può essere solo quella roba lì. Non, non, non può, anche perché ormai non so te, ma non credo, non lo so da quello che ci raccontiamo. Ormai, almeno a, a, a parte in alcuni lavori, ormai nessuno si fa più le budella d'oro, come si diceva una volta. No? In, nel commercio è molto difficile fare una vita di superlusso, cioè. Quindi non ha senso, a quel punto ha senso farne meno, farlo bene e vivere bene, grande, su. devi scopare, chiudiamo, facciamo, chiudiamo sì, così. No. Con... Facciamo, <ride> faccia, facciamo un appello e <ride> lasciamo il numero in sovrappressione. <ride> che... <ride> Bella questa, sì. ci vuole, ci vuole. È vero. Va bene, Mi va da bene. di più. Dai. Direi che ci siamo. <ride> grazie, grazie, ragazzi. Grazie, grazie a voi, è stata grazie, una bella a voi. chiacchierata e... una gran bella chiacchierata. Yeah. Grazie a voi, è stato bello. Alla salutiamo. prossima, salutiamo gli alla ultimi prossima. che ecco. ci hanno seguito fino alla fine. <ride> no, <ragazzi. e> basta. <ride> ciao, grazie, vai. Chiudi tutto qua. Chiudi